Scambio di informazioni su tutte le imposte di qualsiasi natura e denominazione. In nessun caso sarà possibile negare informazioni in possesso di banche, intermediari finanziari o fiduciari. La richiesta di dati e notizie da parte del fisco potrà riguardare soltanto atti e informazioni bancarie successive alla firma dell'accordo e si potrà concentrare su singoli contribuenti, così come su specifici gruppi di soggetti. Ma in quest'ultimo caso solo sulla base di specifici comportamenti fiscali, ma mai sulla base dei loro dati identificativi. Sono queste le principali novità dell'accordo fiscale raggiunto tra Italia e Svizzera, dopo 3 anni di trattative. Un accordo fiscale che certamente per l'Italia rappresenta anche una spinta e una facilitazione all'adesione di una pacificazione fiscale da parte di contribuenti italiani che hanno capitali nei 26 cantoni elvetici. L'intesa raggiunta con Berna modifica da subito il trattato bilaterale esistente contro la doppia imposizione sulla base dell'attuale standard OCSE. Non solo, per i lavoratori transfrontalieri, stop ai ritorni dalla Svizzera ai comuni italiani. A rimborsare le casse dei sindaci di confine sarà direttamente Roma. Come? Con un cambio di tassazione ancora tutto da scrivere, ma che nella sostanza prevederà un prelievo elvetico del 60-70% e tutto un Made in Italy sulla parte restante del reddito del lavoratore. La firma vera e propria dell'accordo tra i ministri delle finanze arriverà a metà febbraio, comunque prima del 2 marzo, come prevede la disciplina sul rientro dei capitali e dunque con la possibilità di evitare il raddoppio delle sanzioni e il raddoppio dei termini dell'accertamento. Resta un dato di fondo. L'accordo potrà fornire strumenti di contrasto all'evasione fiscale impensabili fino a qualche anno fa.